e tuttavia vegani. Siamo in diretta da Abruzzo Economy Summit con Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Chieti Pescara. Ecco, per lo sviluppo dell'industria abruzzese, qual è l'importanza del mare? Ma io direi che è importantissima, diciamo che anche su questo poggia la ZES, cioè la ZES dovrà mettere, oltre al sul piatto delle agevolazioni fiscali e anche della sburocratizzazione che metterà appunto in atto la ZES, dovrà far sì che il sistema regionale sia un sistema unico, un network unico, e che quindi gli investimenti vadano anche nel potenziamento dei porti, nel potenziamento dell'ultimo miglio per quanto riguarda la ferrovia e per quanto riguarda evidentemente anche l'aeroporto e l'interporto. Quindi sono tutte situazioni, tutti hub che messi a sistema daranno una grossa mano alle industrie abruzzesi, soprattutto per quanto riguarda la logistica, che voglio ricordare è un elemento del costo di produzione e di distribuzione poi dei prodotti fondamentale. Al di là della logistica, il mare, ci sono altre potenzialità? Certo che sì, perché se noi pensiamo che il Mediterraneo è una superficie acquatica rispetto al resto del mondo pare l'1% e invece nel Mediterraneo transitano il 20% delle merci mondiali, quindi se andiamo a fare questa proporzione capiamo di per sé che questo dato ci dice che il mare è una risorsa molto importante, e quando diciamo importante significa anche tutto lo sviluppo che potrà avere nel collegamento verso il Medio Oriente e soprattutto anche alla luce del raddoppio che ci sarà ed è già in atto del canale di Suez. Negli ultimi anni, visto l'impatto che c'è stato della pandemia e della guerra, quali sono i numeri dell'andamento delle industrie Chieti Pescara? Ma intanto diciamo che da questo punto di vista il post pandemia ha fatto registrare un rimbalzo positivo notevole, e se non ci fosse stata poi la seconda ondata negativa del conflitto oggi staremmo parlando di numeri sicuramente molto positivi. Però la pandemia e il conflitto hanno fatto prendere coscienza sul fatto che alcuni asset strategici di un paese, se vogliamo dell'Europa, non possono non essere relegati al territorio. Quindi evidentemente si è preso atto che, faccio a titolo d'esempio, la mancanza delle mascherine oppure la mancanza dei microprocessori ha fatto prendere atto a tutti, e quindi in particolar modo alle aziende, che alcuni asset strategici importanti devono rimanere nell'ambito europeo, e su questo credo che ci sarà un grosso effetto, e di questo già oramai se ne parla, di reshoring, e quindi la volontà da parte di un 60%, così ci dice il rapporto di Intesa San Paolo sulla economia del mare internazionale, che ci sarà un rientro delle aziende e quindi disponibili a poter spostare le proprie produzioni nei paesi amici e vicini. Quindi questo ci darà un'ulteriore possibilità di crescita. In sintesi, qual è il futuro dell'industria tra Chieti e Pescara? Il futuro dell'industria Chieti e Pescara si baserà molto sulla capacità che avremo di mettere a terra i progetti che, grazie al PNRR 2,3 miliardi e grazie ai 50 milioni già messi disponibili per la ZES, ci potranno dare una mano nel costruire quelle infrastrutture di cui la nostra regione ha necessariamente bisogno e che negli ultimi 20 anni è una regione che è mancata diciamo, di progettualità e di strategia proprio nelle infrastrutture. I giovani nell'industria abruzzese.
I giovani, diciamo che da questo punto di vista noi saremmo anche potenzialmente una regione attraente, perché uniamo al fatto di essere una regione industriale, anche essere una bella regione e che quindi veniamo definita anche regione verde d'Europa, quindi abbiamo delle caratteristiche tali per cui potremmo, dico potremmo perché in realtà ancora non è così, ma potremmo attrarre giovani in un sistema dove non solo si fa industria, ma si può anche trovare una condizione di vita molto, molto positiva e molto adatta soprattutto anche ai giovani. Ringraziamo il Presidente Pagliuca e il nostro summit continua. Grazie. Oh, mi sono alzato, ho sbagliato, mi sono alzato troppo presto.